Tony, lì avrai andato a testare, qui a piacere. Non fa niente, schizzi. Sì, spugò a casa, è meglio, schizzi. Tanto io mi hai combinato una chiave. Era il 1983 quando Massimo Troisi consolava l'amico Lello Arena nel film Scusate il ritardo. Quei gradini di via Mariconda, presso piazza Beneventano, nel quartiere Chiaia, da oggi sono intitolate proprio all'attore di San Giorgio a Cremano. Rosaria Troisi, sorella di Massimo, durante la cerimonia ha ricordato il fratello a 12 anni dalla sua scomparsa. Oggi è bello, questo sole ci riscalda, ci fa pensare a lui in una dimensione bella, leggera, così come lo è stato nella vita. Dopo il vicolo del centro storico dedicato a Pino Daniele, il riconoscimento cittadino arriva anche per Massimo Troisi. Bisogna essere più rapidi nel immedesimare simbolicamente i luoghi della nostra città con i personaggi della cultura, perché l'arma del riscatto di Napoli è e deve essere la cultura. La decisione di intitolare all'attore una delle location di Scusate il ritardo venne annunciata dal Comune lo scorso settembre. L'associazione Napoli e Viva si è fatta promotrice di una raccolta firme, consegnando alla Commissione Toponomastica del Comune di Napoli 1500 firme di cittadini a sostegno dell'iniziativa. Le firme sono state raccolte in soli 6 mesi. La testimonianza che Massimo Troisi ha lasciato il segno nel cuore dei napoletani. Troisi era uno straordinario osservatore, uno che riusciva a fare di una nota banale una grande opera d'arte col suo talento comico, con la sua viscomica. Meglio un giorno da leone, no? No, non do niente, meglio un saccio da pecore e da leone. Fai 50 giorni da ostacchiotto, meno stai in mezzo, non fai la figura in mezzo da pecore e nemmeno un leone però campo.